parallel gleichzeitig. Jede Wirklichkeit. Ich bin gegangen. Mal schnell kurz. Edgar. Entschuldigung, hier, die Polizei ist gerade da. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch deine Entscheidung. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Nein! Ich will die Hände sehen! Auf den Boden! Auf den Boden! Unter Beine! Runter auf den Boden! Geh runter! Zwei Personen hier! Am Boden liegen bleiben! Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Novak. Sollen Sie irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas einstecken? Nein. Komm lieber aus. Buongiorno a tutti da Matteo Gracis, io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. Vi ho fatto vedere un video, poi ve lo faccio rivedere. Non è un film, anche se sembra. Ora, bisogna essere molto cauti di fronte a questo caso perché non si sa ancora nulla. Cerchiamo un attimo di ricostruire, cerco di ricostruire per voi un po' le cose. Questa persona che vi ho fatto vedere si chiama Andreas Novak, probabilmente sbaglio la pronuncia, è un dottore nutrizionista tedesco che due giorni fa, come vedete questo è un video trasmesso in live streaming il 18 novembre 2020, era in diretta streaming con altre persone. E a un certo punto di questa diretta, verso il minuto 43, viene interrotto, in quanto, come avete visto, e a breve vi farò rivedere, c'è stata questa irruzione violenta, cruenta, brutale da parte della polizia tedesca. Quello che sappiamo è che questa persona, questo dottore, sicuramente aveva delle opinioni critiche riguardo il governo tedesco, riguardo alle misure di contenimento per il Covid, e aveva molti contatti con coloro che avevano protestato anche nelle piazze tedesche i giorni, le settimane e i mesi scorsi. Sicuramente era un medico alternativo e nulla. Qua ci si ferma. Vedete, io sono venuto a conoscenza di questa cosa ieri perché ho ricevuto molte segnalazioni a riguardo. Questo è un video che nel momento in cui era stato finito di trasmettere aveva 10.000 visualizzazioni, oggi ne ha 120.000. Il problema è che ormai sono passati due giorni e le autorità tedesche non hanno ancora detto nulla a riguardo, cioè non ci hanno avvisato, non hanno avvisato nessuno su che fine abbia fatto il dottor Andreas Novak o perché è stato arrestato soprattutto, perché questa è la grande domanda. Ecco, dicevo all'inizio, bisogna prendere questa cosa con le pinze perché potrebbe essere arrestato, anzi cerchiamo anche quasi di essere convinti di questa cosa, per dei reati molto gravi, perché una persona che viene arrestata in quel modo, ovvero con un fucile puntato addosso e intimato urlando di buttarsi a terra, ecco, deve esserci
un'ipotesi di reato grave, altrimenti è ingiustificata la cosa. Il problema è questo, è che quando c'è un arresto di questo tipo dovrebbero esserci immediatamente delle dichiarazioni da parte delle forze dell'ordine, del governo, delle istituzioni, delle autorità tedesche. E ad oggi sono passati 2 giorni, non c'è ancora nessuna notizia. Ci sono alcune notizie su alcuni siti web stranieri che riprendono quello che vi ho detto io, semplicemente il fatto che questo dottore, che era un attivista anti-lockdown, vedete, quindi che sicuramente aveva delle posizioni controverse, ecco, riguardo la questione Covid, eccetera, ma questo non basta, non può bastare a giustificare un arresto di questo tipo. Ecco, questi articoli riportano semplicemente questo, dicendo che non si sa assolutamente i motivi dell'arresto e del perché sia successo questo. C'è da dire una cosa, che alcuni giorni fa in Germania è passata una nuova legge che molti dicono essere una legge liberticida. Vedete che questo articolo addirittura cita Adolf Hitler, nel 1933, dicendo che addirittura questa legge è comparabile con quella appunto fatta durante il nazismo. Ora, anche su questa cosa qua bisogna un attimo andarci coi piedi di piombo, bisogna un attimo avere il beneficio del dubbio, perché stiamo ancora anche noi cercando di capirci qualcosa e quindi certo che fa pensare, no? Perché solo alcuni giorni fa passa questa legge in Germania e subito dopo succede questa cosa qua dell'arresto di questo dottore. Ora vi rifaccio vedere le immagini, perché la reazione di questa persona è abbastanza inquietante, nel senso che evidentemente non si aspetta assolutamente nulla di tutto ciò ed è evidentemente impaurito. Vedete, lui interrompe la conferenza, la live streaming, e va a vedere chi sta bussando, chi sta battendo alla porta. Variante die nicht existiert, sondern alles existiert parallel gleichzeitig, jede Wirklichkeit. Si sentono delle urla, tra l'altro particolarmente forti da parte delle forze dell'ordine, e poi c'è questa irruzione importante. Die Polizei ist da. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Ich bin hier in die Seele, auf den Boden, unsere Beine! Runter auf den Boden! Geh runter! Zwei Personen hier! Aber wo liegen bleiben? Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Noack. Sollen Sie irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas anstecken? Nein. Komm lieber aus. Ecco, lo ripeto ancora, è importante essere moderati, ponderati in questa fase, perché non sappiamo ancora nulla, non sappiamo i motivi che hanno portato questa persona all'arresto, e questo è fondamentale. Quindi prima di esprimere qualsiasi tipo di critica, di giudizio, di parere riguardo, aspettiamo. Io mi sono sentito ieri pomeriggio, ieri sera, con alcuni amici, colleghi con cui condivido questo lavoro di giornalismo e di controinformazione soprattutto, non sapevamo se dare questa notizia, non lo sappiamo ancora adesso sinceramente, perché mancavano e mancano troppe informazioni. Ho deciso però di fare questo video questa mattina e di farvi vedere
questa cosa, perché ritengo che comunque sia importante portare all'attenzione dell'opinione pubblica, seppur nel mio piccolo, quello che è successo. Qui siamo di fronte a un arresto brutale, lo ripeto, ad opera della polizia tedesca, che a distanza di quasi 48 ore non è ancora stato motivato. E questo non penso che sia accettabile nel 2020 in Europa, né in nessun'altra parte del mondo, però insomma siamo tutti abbastanza d'accordo di vivere ancora in delle democrazie civili avanzate o comunque in dei sistemi che hanno quella parvenza. Ecco, non possiamo accettare cose simili, tanto più a distanza di pochi giorni dall'approvazione di una nuova legge molto contestata in Germania e di cui si sta discutendo molto, una legge che per molti è liberticida e paragonabile, ricordo, come ho detto, a quella legge che fu la nefasta del 1933 che portò alla costituzione della Gestapo durante il nazismo. Ecco, cos'altro dire? Aspettiamo. Certo è che non tira una bella aria, perché non sembra così, da quel poco che abbiamo potuto vedere, una persona particolarmente pericolosa o aggressiva. Ripeto, tutto può essere, magari questa persona è accusata di dei peggiori reati, nascondeva delle armi in soffitta, aveva fatto degli atti terroristici, non lo possiamo sapere, ripeto. Fa un po' strano e quindi pretendiamo di avere notizie da parte delle autorità tedesche e che nessuno mi venga a dire chi se ne frega perché è in Germania. Se iniziamo a ragionare così siamo finiti, ok? La Germania fa parte dell'Europa e anzi noi facciamo molto riferimento purtroppo alla Germania, perché l'Europa oggi è costituita soprattutto da Germania e Francia e tutti gli altri dietro. Quindi se iniziano a succedere cose del genere in Germania, dobbiamo non alzare le antenne di più, bisogna completamente cambiare prospettiva, bisogna completamente cambiare pensiero, perché qui siamo di fronte a una violenza comunque insomma importante che può essere giustificata solo ed esclusivamente se la persona arrestata è stata arrestata per dei motivi forti, validi, gravi, ecco, altrimenti non è accettabile nulla di tutto questo. Ecco, tanto per dirvi, questo è il canale del dottore, un canale da 14.000 iscritti dove insomma lui esponeva i suoi pensieri, le sue opinioni, eccetera. Sinceramente io non sono molto interessato a che cosa lui dicesse, cioè esiste la libertà di parola, di pensiero, quindi non posso pensare che una persona venga arrestata in quella maniera, con un'irruzione della polizia in assetto antisommossa o quasi, col fucile in mano, con le urla di questi agenti, per le opinioni che lui esprimeva sul web o al di fuori del web. Questo è inaccettabile e inconcepibile, se così dovesse essere, ok? Vedremo i risvolti. C'è un altro video che è il video visto, diciamo, da un'altra persona, anche se poi la telecamera è la stessa del medico, ma anche questa persona, questo Robin Kaiser, era in diretta con il dottore e stava parlando lui quando poi c'è stata l'interruzione. E eccola qua. Feld der Multidimensionalität, wo ich parallel alle Zeitlinien gleichzeitig sehe und nach Wahrscheinlichkeiten gewichtete einzelne Ereignisse rausfischen muss, anhand deren ich Zeitlinien rekonstruiere. Also das ist, es ist ja, prinzipiell ist ja alles parallel gleichzeitig da, ne? Und es gibt keine Lebensvariante, die nicht existiert. Sondern alles existiert parallel gleichzeitig. Jede Wirklichkeit. Entschuldigung kurz. Ecco, qua c'è la stessa scena che vi ho fatto vedere prima, perché chiaramente adesso la telecamera è su di lui. Was los ist? Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Jetzt hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Ora qualcuno può pensare, ma perché non apre? Beh, vorrei vedervi
a voi nel sentire questa pressione o comunque queste urla da parte della polizia che non sta bussando, stanno tirando giù la porta dal rumore che fanno, ok? E tu non è che hai in mano una pistola o sai magari di essere un criminale e quindi ti aspetti una cosa del genere. La reazione di questo uomo, di questa persona, di Andreas Noack, è la reazione di una persona che non ha nulla da temere, non ha nulla da nascondere e quindi non si aspetta una cosa del genere. Ripeto, lo dico sempre mettendo le mani avanti, perché probabilmente... un po' me lo auguro anche, riceveremo comunicazione a breve che questa persona qui è il peggior criminale sulla faccia della terra e quindi che tutto questo era giustificato. Ma ripeto, per quello che possiamo vedere fino ad oggi, così non sembra. Ecco, poi cosa succede? Che questo video prosegue perché, come vi ho detto, questo era il video di un'altra persona, di Robin Kaiser, che era in conferenza con lui, in live streaming con lui, e vedete poi la telecamera di Andreas Noack viene spostata da un agente della polizia e dopo un po' tra l'altro smette di funzionare perché la diretta e invece la live streaming prosegue con loro che sono un po' sbigottiti naturalmente perché si sono visti in diretta questa scena e però vanno avanti e la live streaming prosegue per diverso tempo con varie persone dell'associazione che discutono tra di loro e chiaramente a quel punto sono abbastanza turbati da quello che è successo, ma non sapendo nulla di più, proseguono, vanno avanti, fanno le loro cose in attesa di avere chiaramente notizie, eccetera. Quelle che aspettiamo anche noi. Ripeto, non si sa nulla a riguardo e quindi io mi fermo qui dal punto di vista di ragionamenti, eccetera. Ritenevo però comunque importante... tirar fuori questa cosa, anche perché se non abbiamo ancora avuto notizie fino adesso, io mi auguro che insomma attraverso anche sui social o magari anche le televisioni, perché è un caso insomma che dovrebbe essere, penso, trattato da tutti i media, indipendentemente da come la si pensi, dalle posizioni, eccetera. Però qua, ripeto, stiamo parlando di un arresto... ecco, anche perché poi cosa succede? Il ragionamento qual è? Nel momento in cui la polizia ti arresta in quel modo è perché costituisci un pericolo, altrimenti viene, come succede ad esempio nei reati finanziari, no? Quando arrestano le persone in giacca e cravatta, le persone per bene, vengono, ti bussano alla porta, ti danno un foglio, che è il mandato, ti chiedono gentilmente di girarti e ti mettono le manette e tu te ne esci tranquillamente, sulle tue gambe, a testa alta, senza urla, senza i fucili puntati addosso, senza tutto quello che abbiamo visto. Questo invece si fa di solito con i presunti terroristi, con persone che potrebbero essere armate, ecco perché altrimenti non c'è la necessità di questo tipo di atteggiamento, no? Ok. C'è un altro ragionamento da fare ed è l'ultimo e poi vi lascio. Se fosse stato arrestato per i pareri che esprimeva, cosa difficile da pensare, se fosse stato arrestato per il fatto di essere un negazionista, non lo sappiamo, magari era un negazionista, un complottista, eccetera, eccetera, mi viene difficile pensare che la polizia tedesca l'abbia fatto nel mentre di una diretta che stava andando avanti da 45 minuti e quindi facendosi pizzicare così dal mondo intero. Insomma, hanno mille modi per farlo in maniera un po' più nascosta o comunque sottotono, come si può dire, senza sputtanarsi così, ok? Quindi ecco, ci sono varie valutazioni da fare. Io per adesso volevo semplicemente mettervi al corrente di questa cosa e dirvi: è successo questo in Germania 2 giorni fa, perché non c'è ancora stato detto. Ritengo che, soprattutto perché stiamo vivendo in un momento molto particolare, soprattutto perché pochi giorni fa in Germania è passata una legge contraddittoria per molti liberticida, eccetera, soprattutto perché
c'è tensione comunque da parte della popolazione, di tutti i paesi interessati dai lockdown, dal Covid, eccetera. Per tutti questi motivi ritengo che sia fondamentale e necessario fare chiarezza riguardo al più presto, perché altrimenti le persone iniziano a spaventarsi parecchio. Per ora è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, guardato. Se volete condividete questo video, ci vediamo prossimamente. Ciao, da Matteo Gracis è tutto, buona giornata. Naturalmente, se ci saranno aggiornamenti a riguardo, ve li farò sapere. Ciao!